Ambasciatore D'Angeri, queste elezioni si sono finalmente concluse con la vittoria del cavaliere Vittorio Orlandi e si dice che lei sia stato un po' l'eminenza grigia di queste elezioni, quello che ha studiato la strategia, è così? Ma guardi, le elezioni le ha vinte assolutamente il cavaliere Orlandi e io sono stato un semplice portatore d'acqua. Abbiamo iniziato a ottobre del 2013 a prepararci per queste elezioni. Credo che io ho mantenuto bene i rapporti, più che altro quelli istituzionali, devo dire, e quelli per gli amici che avevo, che ho, che ci sono, e che ho cercato di portarli a fianco a Vittorio Orlandi. E quindi si può dire che lei abbia avuto un ruolo eminentemente politico nell'ambito di queste elezioni, di questa campagna molto combattuta? Ripeto, Vittorio Orlandi è un grande campione, pertanto non ha bisogno di avere eminenze grigie. Vittorio Orlandi è oggi un presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, secondo me il meglio di tutto quello che poteva esserci nella compagine che c'era attuale. Io l'ho aiutato politicamente perché gli ho presentato i miei amici, che sono Franco Chimenti, Giovanni Malagò e tanti altri, per più che altro per far conoscere Vittorio Orlandi le sue capacità e che è una persona seria, una persona per bene e una persona che era adatta al momento giusto, come le ho presentato alla compagine politica, perché un presidente di una federazione italiana sport equestri per forza, oltre lo sport e rimettere a posto questa federazione, ha bisogno dei contatti politici. Non dimentichiamo che la federazione riceve denaro dal CONI e questo denaro del CONI e poi dopo proviene da un ministero, ovvero il Ministero dell'Istruzione. Ambasciatore, qualcuno la chiama l'uomo dai calzini rosa, sicuramente con un tono ironico, e certamente lei è un personaggio quantomeno controverso nell'ambiente. Secondo lei perché? Guardi, io ritengo, ho un mio stile riconosciuto, devo dire, nel mondo. E i calzini non sono rosa perché è simbolo di incompetenza avere i calzini rosa, ma c'ho i calzini fucsia che mi fanno a Parigi in un negozio apposito che si chiama Chavet. Senta ambasciatore, torniamo invece alla questione dibattuta, alla questione elezioni, e cerchiamo di ricostruire questo percorso particolarmente articolato che è stato per giungere all'elezione del nuovo presidente della FISE. Ci sono tanti protagonisti in questa vicenda, giusto? Certo, Vittorio ha avuto dei supporter straordinari, devo dire. Io sono stato per parecchio tempo il suo capofila, suo grande amico, perché lui ha avuto questa grande forza. Vittorio è un uomo che unisce gli amici e lui ha creato una grande squadra. Ha chiamato me per primo, io ho chiamato i miei vecchi amici che sono Umberto Lopinetti, Giorgio Nuti, Emilio Poricelli e tanti altri, perché ho pensato che solo con i vecchi amici lui potesse avere uno zoccolo duro. Devo dire la Lalla Novo, che è una nostra vecchissima amica, ha dato un supporto straordinario perché ha compattato molto la regione del Piemonte assieme al vicepresidente e ha dimostrato che la regione Piemonte è stata la regione la quale ha dato più soddisfazione a Vittorio Orlandi. Dopodiché c'è stata la Sicilia, che sono state le due regioni che io ho curato di più perché sono nato sportivamente in Piemonte, nell'equitazione, ma sono di origine siciliana. Devo dire che Gaetano Di Bella è stato un uomo di una precisione e ha avuto un comportamento talmente equilibrato e corretto che già un anno e mezzo fa lui mi disse: guarda, se Antonella Dallari, perché io sono dallariano, non si candida, io ritengo che l'uomo più giusto e più corretto nella compagine che c'è era quello di Vittorio Orlandi, pertanto io farò di tutto per far votare Vittorio Orlandi. A proposito della Dallari, ambasciatore, ci racconta i retroscena che sono accaduti, perché sappiamo che sono accaduti. Beh, sa, un buon politico, lei l'ha detto,
La politica non vuol dire solamente presentare i politici, ma far politica all'interno della federazione. Sì, è vero. Io ho mantenuto tutti i rapporti che nessuno sapeva, perché magari qualcuno si ingelosiva o aveva delle remore, ma quando si parla di elezioni le remore bisogna metterle in tasca, ma bisogna bensì cercare di avere buoni accordi con tutti. Sapevo che la posizione difficile della signora Dallari, avendo fatto molti ricorsi, poteva forse andare a finire come è andata a finire, cioè della sua incandidabilità. Pertanto ho ritenuto di tenere i rapporti direttamente con lei. Devo dire, una gran signora, perché anche lei è stata di parola, mi ha detto: io voglio dare il voto, se non sarò candidata, a chi la pensa come me nello sport. E l'unico che la pensava come lei, o tantomeno era vicino a lei, era Vittorio Orlandi. E che cosa mi dice dei rapporti con Renata Raineri o con Cicco Galeazzi, tanto per citare altri due nomi? Beh, Cicco Galeazzi, l'ho sempre detto, secondo me è un mio amico da bambino. La sua mamma e la mia mamma erano amiche e noi facevamo i concorsi ippici da bambini. Prima di arrivare al Palazzo delle Elezioni l'ho chiamato e gli ho detto: Cicco, il mio cuore si rompe in due oggi, perché io sono, per, come sai, super orlandiano, e avrei piacere che tu facessi una dimostrazione di... Ormai sappiamo che le elezioni tu non le hai vinte, e che tu dichiarassi che sei con Orlandi, perché tu mi avevi detto più volte che i tuoi voti, se tu non vincevi in caso di ballottaggio, li avresti dati a Vittorio Orlandi. Pertanto mio fratellino non ha voluto ascoltarmi e purtroppo ha preso pochi voti. A proposito di accordi e disaccordi di cui ormai stiamo parlando in questo contesto, ci sono stati anche tanti intrighi. Ce li può svelare adesso che ormai le bocce sono ferme e che le elezioni si sono concluse? Beh, gli intrighi, c'è stato un momento dove l'avversario numero uno di Vittorio Orlandi, Marco Di Paola, persona molto simpatica, divertente, cercava di prendere più voti lui di Vittorio Orlandi, pertanto cercava di trovare delle soluzioni, andava offrendo posti a destra e a sinistra, e certamente dovevamo parare i colpi. Orlandi è sempre stato al corrente di tutto, Vittorio, e io andavo a cercare di fare, tanto è vero che mi avete chiamato addirittura cardinale, cercavo di andare a mettere a posto le cose. Ma la vittoria di Vittorio è stata una straordinaria vittoria. È stata molto sofferta, perché la battaglia è stata molto dura, ma soprattutto noi siamo pratici, almeno io, le società che fanno parte del nostro gruppo hanno sempre fatto campagne elettorali. Credo che questa comunque sia stata la campagna più a basso livello che io ho visto, perché si sono attaccati gli affetti delle persone. Di Paola ha avuto dei suoi, io li chiamo dei cecchini, i quali lo hanno attaccato sulla famiglia, sugli affetti, sulle cose a lui più care, e questo ovviamente sono scorrettezze che non si dovrebbero avere. Faccio l'esempio di Castellazzo: hanno toccato uno dei suoi più grandi affetti, hanno toccato un'azienda dove suo fratello era uno degli amministratori, hanno toccato tra un po' i suoi figli, hanno toccato Nelly, che è la sua compagna da 40 anni, e secondo me questo in maniera scorretta. Pertanto ecco perché io dico che questa è stata una magnifica campagna elettorale, purtroppo all'insegna della scorrettezza più vile. Ecco, a proposito di scorrettezza, che sicuramente c'è stata e l'abbiamo sottolineata anche in questo contesto, in questo frangente, il web che ruolo ha avuto in tutto questo? Beh, il web
È la prima volta che nelle elezioni di una federazione italiana sport equestre esiste questo ruolo del web. Il web è stato... dobbiamo fare delle differenze tra web e web, devo dire. C'è stato un web, dico anche il nome, quello di Stufi della Fise, che è iniziato bene perché era un po' il sindacato dei cavalieri, dei centri ippici e così via. Dopodiché è rotolato, devo dire, in una nefandezza di espressione, voglio dire, poco elegante. Poi c'è stato praticamente Stufi della Fise si è affondato da solo, è nato Equideando col mio amico Giuffrida, il quale ha un web molto più discreto, molto più obiettivo, senza dar dei titoli o senza accusare la gente in maniera malversa e negativa. Poi attenzione, c'è stato un altro bel web, che è quello di Un Cavallo in Famiglia, il quale è un web simpatico perché aiuta le famiglie e raccoglie soprattutto gli ippobabbi, le ippomamme, le famiglie, perché l'equitazione non può essere solamente ad alti livelli, ma deve partire dalla base, dalle scuole. È quello che Vittorio ha iniziato a dire: noi dobbiamo partire non più dal centro ippico, ma dalle scuole di equitazione che fanno parte del centro ippico. Ecco, a proposito di questo, ci sono tante associazioni che, oltre alla FISE, che è appunto la Federazione Italiana Sport Equestre, che collaborano e che lavorano in tal senso, giusto? Sì, devo dire che tutte le associazioni che si sono composte negli anni, che a me erano sconosciute, hanno capito che Vittorio Orlandi è il momento, era il presidente giusto, hanno eletto Vittorio Orlandi, ma soprattutto per il suo programma e per la sua signorilità, per la sua onestà, perché è un grande capo d'azienda, ma soprattutto un uomo di grandissimo cuore. Ha un difetto politico: quando dà la parola la mantiene. E lei, come lei sa, la politica purtroppo la parola non bisognerebbe mai darla. Devo dire, ho avuto molte discussioni con Vittorio su questo fatto qua. E sinceramente, perché dicevo, non diamo la parola, facciamo... invece lui no. E credo che una delle sue grandi caratteristiche della sua vittoria è che lui ha mantenuto nettamente e sempre la sua parola data. Ambasciatore, lei ha dichiarato fin da subito che il Cavaliere Orlandi avrebbe vinto e non ha sbagliato. Beh, sa, questo è un po' il nostro mestiere, di vedere, a parte quello di ambasciatore, ma delle imprese della mia famiglia, i conti sono facili. Non abbia sbagliato, ma non abbiamo sbagliato soprattutto per un motivo. Noi avevamo il cavallo vincente, il Ribot, il Molvedo, il Varen della situazione, e soprattutto avevamo un grande cavaliere, che è molto più semplice essere da smart partner di un cavaliere come quello di Vittorio Orlandi piuttosto dell'altro. Devo dire che voglio spezzare una lancia a favore dei suoi concorrenti. Marco è stato anche lui di parola quando abbiamo visto che il web andava a trascendere. Ho chiamato lui e uno dei suoi sponsor e ha mantenuto la parola di abbassare i toni e di calmare questi ultra che lui aveva attorno a lui. Quali sono stati quelli, secondo la mia opinione, che gli hanno fatto perdere le elezioni? Con Cicco Galeazzi subito ho chiesto: ti prego Cicco di non attaccare il cavaliere in maniera volgare, ma se ci sono delle osservazioni, fare delle osservazioni obiettive sul web. E Cicco è un altro di quelli che ha fatto e mantenuto la sua parola. Ecco perché io credo sinceramente che questi personaggi non dobbiamo perderli, non dovrebbe perderli. Cicco Galeazzi è una grande risorsa, credo che Marco Di Paola si potrà fare, è giovane nel mondo dei cavalli, lui ha un po' criticato il Consiglio e invece il Consiglio è stato eletto al 100%.
Ambasciatore, se tornasse indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto nell'ambito di questa campagna elettorale molto combattuta, molto contestata, molto criticata, ma alla fine vinta? Non ho mai perso un'elezione nella mia vita, sarebbe stata la prima volta a perdere un'elezione. Avrei rifatto esattamente tutto quello che abbiamo fatto, forse abbiamo commesso anche noi degli errori, non Vittorio, ripeto, ma io personalmente. Vittorio ha avuto una grande squadra e devo dire che tutti pensano che lui sia preso in mezzo oggi. Non conoscono Vittorio Orlandi. Vittorio Orlandi è stato appoggiato da Lupinetti e da Brunetti perché sono due tecnici seri, i quali hanno conosciuto l'avversario e hanno preferito andare su di lui. Devo dire, sono stati onesti, sinceri, non hanno ottenuto un risultato straordinario. Io credo che queste persone, unitamente, come ripeto, ai vecchi, io mi reputo uno dei vecchi vicino a Vittorio, abbiamo tenuto la schiena dritta, siamo andati avanti nonostante abbiamo dovuto subire delle umiliazioni tremende che alla fine sono state quelle che hanno fatto anche, hanno aiutato anche a far eleggere Vittorio. Ambasciatore, ci sono state delle schede bianche, un voto di protesta dunque? Veda, non è un voto di protesta, secondo me è stato un voto coraggioso, perché gli altri hanno criticato, ma cosa sono venuti a fare lì alle votazioni per fare scheda bianca? No, sono venuti e hanno dato il loro non consenso a queste elezioni, ma addirittura a tutto il gruppo, e credo che questo sia un segno tangibile che c'è della gente veramente stufa e che è venuta apposta per votare scheda bianca per dichiarare il loro scontento. Ambasciatore, che cosa mi dice di Tassoni, di un personaggio come Tassoni? Guardi, io non è nel mio stile criticare, credo che Tassoni assieme a altri due o tre, anche quattro, hanno contribuito che il candidato Di Paola non andasse al ballottaggio, proprio per il loro modo di fare, la loro incapacità di capire che cos'è un'elezione, ma di sparare a zero non ha fatto bene, di certo l'equitazione di certo non ha fatto bene al loro candidato e non farà bene alla futura equitazione. Se lei veda, queste persone sono dei danni, finché sono dei signori anziani che si mettono lì a scrivere sul web va tutto bene e a dire le loro cose, ma che un istruttore federale si permetta di scrivere certe cose vuol dire che non è già più un istruttore, perché l'istruttore non è solamente un istruttore di equitazione, ma deve essere anche un istruttore educativo per i giovani, e lui ha dato senso, ha dato un segnale chiaro di ineducazione nei confronti non di Vittorio Orlandi o miei, che a me finché parla Tassoni male di me mi interessa relativamente, ma ha fatto conoscere al mondo equestre della bassezza dei suoi toni. Io credo che la Federazione Italiana Sport Equestri debba prendere delle decisioni forti, ma anche il CONI, contro questa gente che si comporta in questa maniera. Lei consideri che il CONI tra poco si candiderà, anzi si è già candidato alle future presidenti, alla futura Olimpiadi, e questi comportamenti di tutti gli atleti, non dico solo i tassoniani, ma se qualche altro sport dovesse avere dei personaggi di questo genere, potranno essere molto pericolosi per il buon risultato di ottenere le Olimpiadi in Italia. Io non me la prendo, perché ritengo, ho calcolato chi è il signor Tassoni. Il signor Tassoni non sa che io rappresento 19 paesi, che sono quelli caraibici, quelli centroamericani. E la sua veemenza di certo non farebbe bene a che io possa dare o far dare il voto alle Olimpiadi. Però ritengo che tutto ciò sia dimenticato, perché Vittorio ha vinto
talmente con maggioranza netta e schietta che non c'è bisogno, voglio dire. Vittorio Orlandi ha dichiarato con queste elezioni di essere veramente il numero uno, come lo è sempre stato, sia nella vita che nello sport. Ambasciatore, lei per queste elezioni non si è certamente risparmiato, ha messo in campo una forza mediatica davvero notevole, potremmo definirla una macchina infernale, il giornale, la radio, il web magazine. Che fine farà l'opinione questa adesso che le elezioni sono state vinte dal cavaliere Orlandi? Guardi, la verità è che noi nelle nostre società abbiamo dei magazine, di quelle di famiglia, che operano negli Stati Uniti. L'opinione equestre, le radio e adesso vedremo per la televisione andranno senza dubbio avanti. Posso dire che saremo più liberi, adesso non saremo più vincolati perché Vittorio mi ha pregato di non far fare pubblicità a nessuno perché non voleva togliere nulla a nessuno per queste elezioni e l'opinione equestre obiettivamente è sempre stata orlandiana e finché Vittorio Orlandi si comporterà come lui si è comportato fino ad oggi nella vita, non può far altro che essere orlandiano. Ma l'opinione equestre, la radio, dicendo, credo che sia una risorsa della Federazione Italiana Sport Equestri. Veda, noi abbiamo dato una nuova impostazione a queste elezioni, grazie ai nostri magazine, alle nostre radio, alle nostre cose. Perché mai si è vista una elezione fatta in questa maniera. Devo dire, il direttore di altri tre giornali, quali sono rovinati e adesso rimessi più o meno in piedi, non avevano la capacità e la forza che abbiamo avuto noi di far fare, di essere protagonisti nelle elezioni come siamo stati noi. Abbiamo dato un mezzo di informazione tale per poter dare a tutti un'idea di come si potevano eleggere tutti i candidati. Devo chiedere scusa ad Arcioni se voi non l'avete mai troppo considerato, ma credo che tutti hanno avuto i tempi e le uscite necessarie perché grazie a voi, devo dire, come l'abbiamo già detto più volte, voi vi firmate la direzione, sì. Perché la direzione siete tutti voi. È un sistema nuovo, non è un sistema vecchio, dove lei, Francesca, gli operatori, la signora Ventura, Charlie Gnocchi, tutto il gruppo che fa parte sono tutti direttori, perché tutti sono responsabili. Non esiste un solo responsabile che loro più volte l'hanno chiesto, ancora ultimamente, ci hanno chiesto ma chi è il direttore, vogliamo sapere. Tutti sono i direttori, perché non c'è uno migliore, sono tutti responsabili, tutti si sono presi la responsabilità di fare le domande, come lei oggi mi sta facendo delle domande, lei sarà responsabile, ovvero il direttore di questa intervista. È un sistema differente. Devo dire, ho visto delle cose strane, gente che scriveva sul web e poi dopo è diventata stranamente da Roma affiliata nel consiglio in Trentino piuttosto che in Calabria, cioè sono cose ridicole. Ci hanno attaccato in tutte le maniere, vi hanno attaccato in tutte le maniere. Io oggi finisco con la mia partecipazione a queste elezioni, anzi ho finito ieri in verità, il giorno 31, sono felice che Vittorio abbia vinto, non faccio più parte, pertanto non sa il calzini rosa, ma sono fucsia e non disturberanno più, ma l'opinione equestre andrà avanti perché sarà al servizio dei cavalieri e dell'equitazione, ma a 360 gradi, equitazione da completo, salto ostacoli, volteggio, tutte le specialità, perché credo che sia importante informare. Se uno informa solo una volta al mese, l'informazione diventa vecchia. La grande innovazione che voi tutti avete avuto e avete dato, e vi ringrazio a tutti,
è quella che voi avete avuto la forza di lavorare la notte, il giorno, tutti quanti per dare che cosa? L'informazione. Abbiamo fatto questo giornale gratuito, pertanto non era obbligatorio leggerlo, ma è stato uno sforzo fatto da voi enorme. Io vi sentivo di notte tutti quanti, perché tutti avete lavorato giorno e notte, 24 ore su 24, per dare informazione. Ed è anche giusto che questo giornale continui nel tempo, perché è un premio che, devo dire, voi meritate. Oggi andrete a chiedere anche qualche sponsorizzazione. Questo mi sembra normale, non avete più vincoli, e spero che potete avere molti insertori nella pubblicità sui vostri giornali e radio e soprattutto nella televisione. Un grande aiuto. Voi pensate che il vostro giornale è nato al 1° di settembre dell'anno scorso. Avete fatto passi da gigante, perché abbiamo avuto non solo questa rivista settimanale, siete andati nell'ultimo mese, avete raddoppiato, pertanto fatto le doppie edizioni settimanali con sforzi abnormi. Ho visto lei viaggiare su e giù per l'Italia col treno, con la macchina, per cercare di intervistare tutti, per dare un'informazione corretta. Abbiamo fatto la radio, tutti ci siamo messi in ballo con questa radio perché potesse funzionare. La nostra Sara, lei Francesca, Charlie, Pino e Gino, Trottarella e Stornella, e nei posti più incredibili avete viaggiato, e voglio ringraziarvi enormemente a tutti di cuore per tutto ciò che avete fatto, non per me, perché ovviamente il giornale fino ad oggi è stato gratuito, continuerà a esserla, ma credo un grazie per l'Equitazione Italiana, Sport Equestri, che avete dato un format talmente interessante e talmente innovativo che credo che questo sia fondamentale. Abbiamo trasformato la televisione ultimamente, il web, siamo andati col web sui campi del Toscana Tour, continuerete credo a fare il vostro web, perché l'informazione è la forza di una federazione. Mi auguro che nascano altri giornali, abbiamo avuto qualcuno che ha cercato di copiarci più o meno, ma meno male, perché solamente con la concorrenza c'è lo stimolo a creare e a far meglio. Solo gli stupidi hanno paura dei concorrenti, e io ritengo che voi siete persone molto intelligenti. Io certo non sarò più in primo piano, ma tocca a voi giovani, toccano alle nostre società a portare avanti tutti voi, perché potete crescere sempre di più. Come ho già detto, presto sarete anche in televisione. Io credo molto nel web, pertanto, perché trovo che sia un sistema moderno, non credo più nella carta stampata. Negli Stati Uniti ci stanno dando enorme soddisfazione. Devo dire, a dare alcuni numeri che credo siano importanti. Abbiamo avuto una media di 25.000 lettori dell'Opinione Questo settimanalmente. Quando c'è stato il Toscana Tour e pertanto lo streaming, siamo arrivati addirittura a 50.000 visualizzazioni. Siete stati visualizzati in Germania, in Francia, in Belgio, in Olanda, in tutta Europa. Addirittura la radio è stata sentita, credo, da una trentina di persone negli Stati Uniti d'America. Pertanto oggi l'Opinione Equestre, Radio Equestre, Web Radio Equestre è una realtà vera. E io vi chiedo a voi tutti, collaboratori che siete qui attorno a farmi questa intervista, di continuare a lavorare come avete sempre lavorato, star vicino a Vittorio, ma soprattutto star vicino a questa federazione. Ritengo che Vittorio Orlandi sia l'uomo che ha meritato in assoluto questa sua vittoria. Credo che il futuro presidente venga dal suo consiglio, perché il futuro presidente della Federazione Italiana Sport Equestri sarà il frutto del consiglio
Ambasciatore, che ruolo ha avuto nella scelta dei consiglieri del Cavalier Orlandi? Beh, guardi, Cavalier Orlandi è un uomo che ha scelto tutti i suoi consiglieri uno a uno. Io mi sono permesso di fare qualche piccolo suggerimento, come la signora Gozzi e la signora Mazzocchi, ma tutto il resto, voglio dire, lui voleva conoscerli uno a uno, vedere la loro tipicità e soprattutto di vedere quali erano le loro disponibilità e capacità, perché nel programma di Vittorio Orlandi doveva essere coperto a 360 gradi. Allora, parliamo di questi consiglieri uno a uno. Ci dica qualcosa di Emanuele Castellini. Emanuele Castellini credo che sia una colonna portante, come tutti d'altra parte, ma lui una fortissima colonna portante. Mio amico, anche lui da più di 50 anni, suo papà e mio papà erano loro amici. Dico sempre che ho un debito con lui, perché quando avevamo le aziende di calzature, lui mi dava i colori. Quando le scarpe erano tutte nere e marroni, lui mi diceva: fai le scarpe da donna colorate o quelle da uomo. Un grande campione, un grande manager, un gran signore. E viene da una famiglia di grandissimi signori. Ricordo con grande piacere il suo povero fratello, che sia giusto che sia ricordato in questa occasione, che era Gualtiero Castellini, un altro grande gentleman e cavaliere di primissimo ordine. Maria Mazzocchi. Io ritengo una donna straordinaria. Questo è uno dei miei suggerimenti che ha dato Vittorio, perché una donna dalle capacità eccellenti. Consideri che guida lei da sola il suo jet privato. È una donna, un manager nato, e soprattutto coinvolta, e penso che rappresenti molto bene i completisti. Lei a casa sua credo che abbia forse il più bel campo di completo disegnato da Philips. Sua figlia è andata alle Olimpiadi ed ha dimostrato di essere una donna la quale è veramente una grande manager, e soprattutto nell'equitazione ha dato moltissimo. Claudio Toti. Claudio Toti è stato l'ultimo preso da Vittorio, perché non hanno avuto il tempo di conoscersi precedentemente. Beh, credo Claudio Toti si parla da solo. Anche lui un grande manager, un uomo di sport, ha cavalli, ha una scuderia, ma soprattutto è un uomo di sport. Non dimentichiamo che viene dal basket. Credo che lui sia veramente una delle grandi risorse di Vittorio Orlandi, il quale io le consiglio di tenerselo come suo braccio destro, grazie proprio alle sue conoscenze e quanto ha dimostrato nella sua vita. Paolo Germani. Paolo Germani è un ragazzo simpatico, per bene, sicuramente farà molto bene dentro la federazione. Nella riorganizzazione, mi sembra che lui sia addetto alla riorganizzazione generale degli uffici e per la semplificazione, e soprattutto sarà importantissimo per tutti, perché darà l'opportunità della trasparenza proprio della Federazione Italiana. Pertanto si occuperà, per quanto ne so io, del web, ma soprattutto di semplificazione mediatica, ovvero se uno vorrà vedere le sue iscrizioni, grazie a lui riuscirà a vederle in tempo reale e così via. Emanuela Mafrolla. Emanuela Mafrolla Gozzi, io, ecco, questo devo dire, sono stato io a consigliarla più volte, perché conosco bene suo marito, che è alla presidenza del Consiglio italiano, un uomo di grandissimo valore e può essere molto utile a Vittorio, soprattutto nei rapporti con l'Europa. Ma una grande caratteristica a lei, la comunicazione. E ricopre un ruolo importantissimo, ippomamma, una figura che non c'è mai stata in precedenza, una figura inventata da Vittorio Orlandi, una figura basilare per il futuro della federazione, perché di lì si inizia a fare il vero sponsor dei futuri cavalieri, sono le mamme e i genitori che portano i figli, e lei ha queste caratteristiche e soprattutto una donna di grandissima comunicazione e preparazione. Domenico Merlani.
Domenico Merlani non lo conosco bene, ma un altro costruttore molto importante, soprattutto allevatore. E mi dicono e mi dice Vittorio che ha grandissime qualità nel campo manageriale, ma soprattutto nell'allevamento. Ritengo che l'Italia debba essere un po' come la Francia e la Germania, curare il proprio allevamento, perché solo così può rinascere l'Italia campione con i propri cavalli. Francesco Mocchi. Francesco Mocchi non lo conosco, devo dire, è venuto fuori alla fine, era stato candidato prima con Cicco Galeazzi. Cicco Galeazzi mi aveva detto: prendete quest'uomo, sì, io non vinco, perché è un uomo di enorme qualità e di grande spessore. Credo che Vittorio lo conosca, io non lo conosco, ma fidandomi ciecamente di Cicco penso che sia una persona giusta, soprattutto un grande commercialista, un uomo di numeri. Paolo Adorno. Paolo Adorno, devo dire, a me, io che sono siciliano, sono un po' campanilista, credo che lui è un grande cavaliere e soprattutto ha questo grandissimo pregio, per quanto mi riguarda, è siciliano, pertanto va bene. Antonio Tabarini. Tabarini è un, non si può discutere, il più grande tecnico d'italiano, un gran signore, un gran gentleman, e anche lui ha un'altra caratteristica. Io sono nato equestramente in Piemonte, pertanto secondo me ha quest'altra grande valore aggiunto, per quanto mi riguarda è piemontese. Fernando Canonici. Non lo conosco assolutamente, credo che sia veterinario, l'ho visto a cena per festeggiare Vittorio e devo dire mi sembra una persona molto per bene. Ambasciatore, dato che lei ha dichiarato di volersi ritirare da questo percorso che è stato lungo, tortuoso, articolato, complesso, ma che si è concluso decisamente con una vittoria, quella del Cavalier Orlandi, chi sarà al fianco da ora in avanti del Cavalier Orlandi? Io mi ritiro ovviamente perché questo non è il mio mestiere, l'ho fatto per stare vicino al mio grande amico Vittorio. Sono stato vicino, ho cercato di fare quello che potevo, ma sono, ripeto, un semplice portatore d'arte. Vorrei fare un'osservazione importante: chi starà vicino a Vittorio? Lui ha una famiglia straordinaria e voglio ringraziare la sua compagna Nelly Mancinelli Pasotti, la quale è sempre stata nell'ombra, non ha mai interferito nella sua campagna. Una grande signora, una signora che ha saputo fare non un passo indietro, tre passi indietro per lui e per l'amore grande che lei ha nei suoi confronti. Nelly sono certo che gli starà vicinissimo come gli è sempre stata in tutti questi anni, ha dimostrato una grande signorilità e perbenismo. Per me Nelly è come mia sorella e credo che sia importantissimo. Non dimentichiamo gli altri grandi attori della famiglia di Vittorio. Sono i suoi figli, soprattutto suo figlio Massimiliano e sua nuora e questi magnifici nipoti, i quali hanno fatto un grande urlo quando ho saputo da casa quando il nonno ha vinto. E il nonno vede negli occhi dei suoi nipoti il futuro e mi auguro che un giorno anche i suoi nipoti potranno forse uno essere anche loro presidenti di una federazione italiana sport equestri, ma soprattutto che possono avere il successo che ha avuto il nonno alle Olimpiadi. Ambasciatore, credo che abbia riassunto un quadro piuttosto esaustivo di tutto quello che è accaduto da settembre dell'anno scorso ad oggi. Noi la ringraziamo per questa lunga chiacchierata, ma doverosa, perché era giusto far sapere chi c'è stato dietro alla campagna elettorale del Cavalier Orlandi e soprattutto chi c'è dietro o chi c'è stato dietro a Opinione Equestre, che adesso appunto andrà avanti e dispiegherà le ali. Quindi grazie a nome di tutti all'ambasciatore Pupi D'Angeri. Io ringrazio voi, ringrazio tutto il gruppo, ringrazio Vittorio. Voglio dire, Vittorio, in qualsiasi momento tu avrai bisogno, io sarò al tuo fianco, come quando l'equitazione, come ha detto Alberto Giubilo, nel momento che Vittorio Orlandi ha bisogno, nel momento che l'equitazione italiana avrà bisogno di Vittorio Orlandi, Orlandi c'è, e io devo dire, quando Vittorio Orlandi avrà bisogno di me, io ci sono.
non ci sarò più a fianco a lui quotidianamente, ovviamente, perché ho anche io da fare altro. Ho dedicato dal mese di settembre a oggi tutto il mio tempo a Vittorio. Gli auguro tutto il successo possibile e immaginabile, perché ritengo che gli italiani nello sport equestri abbiano scelto l'uomo giusto in questo momento per risanare questa equitazione, ma soprattutto per riportare la bandiera italiana. Mi auguro che i nostri amici Graziano Mancinelli e i due D'Inzio siano orgogliosi di vedere il loro grande amico Vittorio Orlandi alla presidenza, perché forse senza di loro oggi lui non sarebbe la presidenza, i quali l'hanno protetto dall'aldilà. Bravo Vittorio e grazie a tutti per avermi sopportato. Ambasciatore, faccia un augurio all'opinione equestre. Ragazzi, andate avanti, perché solo con voi l'equitazione potrà avere un successo grazie all'informazione che voi potete dare.